è nata, diciamo, innanzitutto nella mia mente, nella mia anima, nella mia grande preferenza e amore per Rossini. Fin da ragazzino io mi sono appassionato alla sua musica. Con l'andare degli anni ho anche cercato di approfondire il bel canto e ho scoperto che, a parte Rossini, Donizetti, Bellini, c'era una pletora di altri compositori italiani. Ho fatto addirittura un inventario, sono più di 50 quelli, diciamo, che si possono qualificare in qualche modo e che sono ancora in qualche modo conosciuti, per un totale di opere di oltre 1200, quindi una ricchezza, un patrimonio sepolto, dimenticato, che viene eseguito ogni tanto in qualche parte del mondo isolatamente. E quindi io ho detto, ma tra queste 1200 opere, quelle che conosco sono bellissime, sono quelle poche che sì, sono state pubblicate, tante altre sono sepolte nelle biblioteche, è un patrimonio di cultura italiano dimenticato che il mondo ci invidia. Bel canto è una parola italiana, e si scrive bel canto, è una parola unica. Allora ho detto, perché non fare un festival? L'idea è nata poi insieme a Daniele Agiman, mio caro amico, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Rossini. Abbiamo parlato con Saul Salucci, sono stati tutti entusiasti, poi con Rof, che ha detto anche noi avevamo una simile iniziativa all'inizio degli anni 2000, poi l'abbiamo lasciata cadere, la Fondazione e il Comune di Pesaro. L'idea è nata all'inizio dell'anno e noi ci troviamo il 1° di agosto di quest'anno col Teatro Rossini di Pesaro, che ci viene messo gentilmente a disposizione per un'edizione zero, un concerto di arie e sinfonie, giusto per far assaporare alla gente la ricchezza, la bellezza di queste musiche. In un momento come questo, non accontentarsi ma rilanciare addirittura sul nuovo festival, credo che sia un bellissimo messaggio. Questo primo anno si terrà tutto in una data, in un'unica serata al Teatro Rossini il 1° agosto, ed è un festival che vuole aprire, diciamo, una finestra su una fase poco celebrata ma fondamentale, diciamo i 40 anni che vanno tra la morte di Mozart e il momento in cui Rossini ha sostanzialmente smesso di comporre, quindi praticamente tra la fine del Settecento e la prima parte dell'Ottocento, in cui è nata quella che ora è la tradizione, insomma, del bel canto italiano, che passa per tanti compositori apparentemente minori. E quindi, diciamo, una giornata di festival musicale che anche questa speriamo possa poi crescere nel tempo e diventare un vero e proprio riferimento nazionale, tant'è che parte come il Festival Bel Canto Nazionale, e per questa arte che ci contraddistingue nel mondo e che, ripeto, è celebrata per i grandi titoli, è celebrata per i grandi momenti, i grandi compositori, ma non sempre mette l'attenzione su tutte quelle decine di compositori importanti che hanno creato le condizioni per il periodo d'oro, insomma, di Rossini, Bellini, vi dicendo.